Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul nostro canale YouTube. Oggi vedremo insieme il favoloso trio vivo di plebani. Oggi abbiamo pensato di guardare un trio diverso dai soliti, infatti, come vedete, vi proponiamo un trio della marca Plebani, che è una marca favolosa, sempre italiana, di cui parliamo sempre un po' poco, ma che fa dei prodotti davvero validi. Come al solito vi ricordo che alla fine di questo video vi lasceremo un codice sconto per l'acquisto di Vivo sul nostro shop online www.casababy.it e se vi fa piacere, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche in modo da ricevere un piccolo avviso ogni volta che pubblichiamo un video nuovo e mettiamo a vostra disposizione un nuovo codice sconto per l'acquisto dei nostri prodotti. Ma adesso, come al solito, andiamo a vedere le caratteristiche del nostro trio partendo come sempre dalla navicella. Possiamo vedere già da subito le dimensioni di questa navicella, non solo le dimensioni appunto della struttura che andremo a vedere dopo, ma anche le appunto ampie dimensioni sia della cappottina che della copertina. Andiamo a vederle più nel dettaglio. Allora, come vedete, la copertina va a coprire tutta la parte anteriore della nostra navicella, è già molto molto alta, ma comunque ha ancora il suo frontalino frangivento da poter sollevare in caso di necessità. E guardate, va proprio a riparare e a chiudere quasi completamente la nostra navicella, ovviamente lasciando lo spazio per poter far passare l'aria. La cappottina, anche come potete vedere, è davvero davvero ampia. All'interno della cappottina è anche incluso il maniglione per poter trasportare la nostra navicella, che come vedete è anche foderato in ecopelle, quindi anche esteticamente molto molto bello da vedere. Scendendo più giù invece troviamo poi la nostra zip. Eccola qui che andiamo ad aprirla, con la nostra retina da poter utilizzare nei mesi più caldi e quindi garantire un maggiore ricircolo dell'aria all'interno della nostra navicella. Quindi vedete che già le caratteristiche della navicella ci piacciono particolarmente. Adesso andiamo a togliere la nostra copertina. Ecco qua, così iniziamo a intravedere le caratteristiche interne della navicella. Per abbassare la nostra cappottina dobbiamo premere i pulsantini che troviamo lateralmente, voilà, e come vedete abbiamo appunto l'interno della nostra navicella che è già completa di materassino. La fodera della navicella, ve lo dico già, si può togliere, vedete, al velcro laterale per poter essere appunto tolta completamente e messa in lavatrice appunto per igienizzare anche i tessuti interni della navicella. Prendiamo il nostro centimetro e vediamo le misure come al solito e possiamo vedere che le misure interne della navicella sono di 70 3 centimetri, quindi molto molto grande, per 34 centimetri, quindi direi una navicella che si riesce a sfruttare davvero davvero tanto. Anche la navicella di Plebani ha la solita caratteristica di poter andare a regolare l'inclinazione del nostro schienalino in modo da poter sollevare gradualmente la schiena appunto del nostro bimbo. Ha semplicemente una levetta, vedete, sotto. Basta semplicemente sollevarla e andare a posizionare nella posizione che maggiormente ci è comoda. Per togliere la nostra navicella abbiamo anche qui un meccanismo molto molto semplice, perché abbiamo semplicemente due pulsantini proprio qui nella zona delle maniglie. Basta premerli e sollevare. Sotto vedete che la nostra navicella è anche dotata di fondo areato per garantire un corretto ricircolo dell'aria all'interno appunto della nostra navicella. Quindi abbiamo visto una navicella con ampie dimensioni, che quindi si può sfruttare bene nel tempo, con una cappottina davvero davvero molto grande ed una copertina con alzatina frangivento che è davvero il top. Adesso andiamo a vedere insieme le caratteristiche del nostro vetto.
Ed ecco qui montato il nostro vetto, che ovviamente è anche il vostro primissimo seggiolino auto, e vi ricordo che questo tipo di ovetto è omologato secondo la normativa europea ECE R4404, quindi adatto per il trasporto in auto dei bambini dalla nascita fino ai 13 kg. Mi raccomando, vi ricordo che per il fissaggio di questo tipo di ovetto nella vostra auto sono necessarie solamente le cinture di sicurezza, appunto, della vostra macchina. Cinture di sicurezza che devono essere a tre punti. Mi raccomando, non potete utilizzare la cintura di sicurezza, quella che passa solo sulla vita. Devono essere cinture di sicurezza a tre punti. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio le caratteristiche del nostro vetto, quindi ci avviciniamo. Come al solito partiamo dalla nostra cappottina, anche in questo caso vedete una cappottina davvero davvero ampia, che è anche dotata di un ulteriore frontalino estraibile per la protezione appunto dei raggi solari. All'interno troviamo anche un morbido riduttore per la tessolina del nostro bimbo, cinture di sicurezza a tre punti con spallacci e spartigambe imbottiti e come al solito, ormai lo sapete se ci seguite nei nostri video, trovate sempre il vostro pulsantino per andare a regolare la lunghezza appunto delle vostre cinturine interne. Ecco qua. Quindi ormai siete super bravissimi a fare questa cosa, io lo so perché appunto me lo dite sempre, quindi grazie che guardate i nostri video. Continuiamo con appunto il nostro maniglione che, come vedete, nella parte della presa, quindi dove andiamo a mettere la nostra mano per trasportare il nostro vetto, anche in questo caso troviamo una copertura in ecopelle proprio per avere un migliore comfort durante la presa e impedire anche che la mano scivoli piuttosto che appunto sulla plastica liscia. Per togliere l'ovetto dal nostro telaio, anche in questo caso abbiamo un meccanismo che è preciso identico a quello della nostra navicella, quindi abbiamo i nostri due pulsantini da premere e basta semplicemente sollevare. L'ovetto è davvero molto molto leggero per il trasporto a mano, quindi non è uno di quegli ovetti super pesanti che pesano più del vostro bambino, ma questo qui è davvero super comodo e anche riposizionarlo appunto sul nostro telaio è semplicissimo, perché vedete basta allineare tutti e due gli incastri sia da un lato che dall'altro e spingere giù. Quindi anche in questo caso abbiamo un meccanismo davvero semplice che vale per l'ovetto, per la navicella e per il nostro passeggino che vedremo tra poco. Prima però andiamo a vedere tutti i segreti del nostro telaio Vivo Plebani. Ecco qua il nostro telaio Vivo Plebani. La prima cosa che sicuramente salta all'occhio sono le dimensioni delle ruote, perché questo telaio, come vedete anche un po' dalle sue dimensioni, è stato proprio creato per affrontare quelli che sono un po' i terreni più difficili, quindi ha delle ruotone molto grandi sia nella parte posteriore che nella parte anteriore. Dopo prenderemo come al solito il nostro centimetro e le andremo a misurare. Adesso però, come al solito, partiamo dal nostro maniglione. Anche in questo caso il maniglione è un maniglione unito, quindi che facilita notevolmente la guida del nostro trio. Come vedete, anche in questo caso troviamo una copertura in ecopelle che però si può anche con una semplice zip rimuovere e sotto troviamo una impugnatura in morbida spugna. Anche in questo caso è un'impugnatura antiscivolo, soft e quindi super confortevole. Potete scegliere voi con quale dei due rivestimenti appunto vi trovate meglio. Possiamo anche vedere il cestello portoggetti, che è un cestello portoggetti di notevoli dimensioni e che porta fino a 5 kg di peso, quindi davvero potete caricare di tutto e di più all'interno di questo cestello. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi del maniglione è che è regolabile, basta premere semplicemente i pulsantini laterali e possiamo andare a regolare l'altezza del nostro maniglione nel modo appunto che più ci è comodo. Scendendo troviamo i nostri freni, che appunto abbiamo un freno pedale che ci permette con un semplice gesto di bloccare le nostre ruote. Se lo andiamo a risollevare invece le nostre ruote tornano in funzione e quindi possiamo continuare la nostra passeggiata.
Un'altra cosa che ci fa capire che questo telaio è stato creato per affrontare i terreni un pochino più difficili sono sicuramente gli ammortizzatori, che come vedete vengono messi subito in primo piano. Infatti guardate quanto ammortizzato questo telaio. Qui davvero potete affrontare qualsiasi tipo di terreno, buca, ghiaia e quant'altro senza alcun tipo di problema. E guardate anche le ruote anteriori, che sono appunto ruote piroettanti, che tipo di movimento hanno anche su una superficie liscia, come vi dico sempre, come quella del nostro pavimento. Quindi guardatele, sono davvero favolose. Prendiamo il centimetro e andiamo a vedere le misure delle nostre ruote, così appunto ci rendiamo conto. Allora, le nostre ruotone posteriori hanno un diametro di 27 cm. Le ruote anteriori invece misurano 21 cm. Le ruote anteriori, come abbiamo visto prima, sono ruote piroettanti, ma ovviamente hanno anche loro un meccanismo di blocco che, come vedete, è qua sopra. Quindi basta semplicemente premere i pulsanti e, come potete vedere, le nostre ruote si bloccano e ovviamente vanno in un'unica direzione e non hanno più il movimento piroettante che abbiamo visto prima. Il nostro telaio si chiude con una semplice mossa, nel senso che abbiamo a nostra disposizione nella parte laterale del telaio due pulsantini, due levette, che una volta premute ci permettono di andare appunto a chiudere il nostro telaio. Questo è l'ingombro del telaio una volta chiuso. Ovviamente, ve lo dico già da subito, so benissimo che ci sono dei trio che hanno una chiusura decisamente più piccola, ma dobbiamo considerare anche le dimensioni che hanno queste ruote e dobbiamo anche appunto immaginare per quale tipo di situazione è stato pensato questo passeggino. Quindi, considerando tutto questo, dobbiamo comunque mettere in conto che ha una chiusura abbastanza piccola. Eccola qua. L'apertura anche in questo caso è molto semplice, basta aprire appunto la nostra chiusura di sicurezza e aprire il nostro telaio. Quindi vedete che si apre e si chiude in maniera davvero davvero semplice. Ma andiamo a vedere uno dei pezzi che a me piace di più, e cioè il passeggino. Ed ecco qui montato il nostro passeggino e guardate già quanto è bello questo passeggino, quanto è grande e quanto è confortevole. Vi dico già subito che il telaio da solo pesa 7 kg, mentre tutta la struttura con il passeggino pesa 11 kg, quindi non stiamo parlando di pesi eccessivamente elevati. Il passeggino è un passeggino reversibile, quindi può essere posizionato nella posizione fronte strada come lo vedete adesso, oppure girato sempre con il solito meccanismo che abbiamo visto prima di blocco sblocco anche nella posizione fronte mamma. Generalmente la posizione fronte mamma si utilizza fino all'anno, quando i bambini sono un pochettino più piccolini, dopodiché anche loro hanno voglia di vedere il mondo e allora si gira il passeggino nella posizione fronte strada. Come potete vedere già da subito, il passeggino è dotato di coprigambe, che anche in questo caso, esattamente come succedeva con la copertina della navicella, va a coprire davvero benissimo la struttura del passeggino. Quindi in inverno questo è davvero davvero top, ma guardate la bellezza del passeggino all'interno, davvero super. Partiamo però come sempre dalla capottina del nostro passeggino. Vedete che è una cappottina super ampia, così come abbiamo già visto per la navicella e per l'ovetto. Troviamo anche in questo caso la nostra apertura trasparente che ci permette di vedere il bambino una volta seduto all'interno del passeggino, ma non è l'unico segreto di questa cappottina, perché guardate, se io vado ad abbassare lo schienale cosa succede. Allora, innanzitutto abbiamo una piccola taschina dove possiamo mettere
piccoli oggetti che magari ci conviene portare dietro durante la passeggiata, non abbiamo voglia di portarci dietro la borsa, abbiamo una taschina direttamente nella caputtina del nostro passeggino e poi abbiamo un'ulteriore finestrella apribile, proprio come succedeva nella navicella, con la sua retina che ci permette appunto un migliore ricircolo dell'aria all'interno della seduta del nostro passeggino, quindi davvero davvero super. Questa appunto questa parte di capottina estensibile che si viene a creare nel momento in cui andiamo ad abbassare lo schienale del nostro passeggino ci permette ovviamente anche nei mesi più freddi di avere un passeggino totalmente chiuso e il nostro bimbo protetto anche mentre fa la nanna. Guardate che bella posizione nanna che troviamo all'interno. La nostra cappottina è comunque ancora estensibile nonostante le sue già grandi dimensioni, quindi apriamo la nostra zip e come vedete possiamo abbassare ulteriormente la nostra cappottina. Vi rifaccio vedere con lo schienale abbassato. Eccolo qui. Voilà, guardate la misura di questa cappottina, che cos'è, cioè davvero davvero favolosa. Adesso vado a tirare di nuovo su il nostro schienale, basta semplicemente un pulsantino, davvero super veloce, e andiamo a vedere insieme l'interno del nostro passeggino. Allora, la cosa che vi dicevo prima è appunto la presenza di questo bellissimo materassino riduttore che vi permette di utilizzare il passeggino davvero da subito, perché tra il materassino riduttore e lo schienale completamente reclinabile avete come una seconda navicella anche all'interno del passeggino. Ovviamente questo tipo di materassino si può togliere quando poi il vostro bambino crescerà e quindi andare ad aumentare lo spazio della vostra sedutina. All'interno troviamo sempre le nostre cinture di sicurezza a tre punti con spallacci e spartigambe imbottiti. Prendo un attimo il centimetro e vi faccio vedere le misure del passeggino, togliendo però la parte appunto del riduttore, perché voglio farvi vedere la parte del passeggino più grande, quindi per farvi capire quanto potete sfruttare la seduta di questo passeggino. Ed ecco qui, ho tolto il nostro riduttore, quindi già occhio riuscite a vedere che tipo di passeggino abbiamo qua fra le mani, ma appunto prendiamo il nostro centimetro e andiamo a vedere le dimensioni della seduta. Allora, innanzitutto la seduta è alta ben 46 centimetri, qui davvero super sfruttabile negli anni, riuscite a utilizzare questo passeggino tantissimo, ed è larga 36 centimetri, quindi davvero top. Per quanto riguarda invece proprio lo spazio direttamente della seduta, abbiamo una larghezza di 31 centimetri e una profondità di 21 centimetri con il nostro poggiapiedi abbassato, mentre se lo andiamo a sollevare, la nostra sedutina ci permette di avere uno spazio di ben 38 centimetri, tutto completamente sfruttabile per dare maggiore comfort al nostro bambino durante la passeggiata. Ovviamente vedete che il passeggino è anche dotato di davantino di protezione, anche questo foderato in ecopelle, super comodo. Vedete che basta premere un pulsantino per poterlo andare a rimuovere. Ovviamente il pulsantino c'è anche dall'altra parte e potete toglierlo in maniera davvero super semplice e super veloce. Ma andiamo adesso a vedere appunto la chiusura del nostro telaio con il passeggino inserito. Allora, esattamente come abbiamo fatto prima, andiamo a premere i nostri pulsantini e andiamo ad abbassare la nostra seduta. Chiudiamo la nostra chiusura di sicurezza, andiamo ad abbassare la parte del nostro poggiapiedi e questo è l'ingombro del telaio con la seduta del passeggino inserita. Anche l'apertura è super semplice perché si fa esattamente come abbiamo fatto prima, quindi sblocchiamo la nostra chiusura di sicurezza e andiamo ad aprire il nostro telaio. Voilà, andiamo a regolare il nostro poggiapiedi e siamo pronti per la nostra passeggiata. L'ultima componente di questo trio che ci resta da vedere è la borsa.
Come vedete, la borsa è una borsa in coordinato, dotata di maniglie per il trasporto, tracolla regolabile oppure ancora, come potete vedere, le chiusure per poterla fissare direttamente al nostro telaio. Le misure, potete già vederle, sono decisamente ampie, quindi potete mettere all'interno della vostra borsa davvero di tutto e di più. E vi faccio già anche vedere alcuni accessori inclusi all'interno del pacchetto trio, che sono appunto il nostro parapioggia e il nostro fasciatoio da viaggio. Quindi avete già questi accessori inclusi all'interno del trio. Quelli che invece potete acquistare a parte, ve li ricordo, sono il materassino opzionale se lo desiderate per la nostra navicella. Il materassino generalmente viene abbinato sempre anche ad un cuscinetto molto molto sottile. E soprattutto, mi raccomando, un accessorio che si acquista a parte ma che è obbligatorio avere è il dispositivo antiabbandono. Quindi mi raccomando, ricordatevi di acquistare anche il dispositivo. In ogni caso, giù nell'info box vi lasciamo poi i link al prodotto e all'interno della scheda prodotto trovate l'elenco di tutti quelli che ci sono gli accessori inclusi e non inclusi. Quindi mi raccomando, andate a vedere l'elenco che mettiamo a vostra disposizione. Ricordo anche, per quanto riguarda Vivo di Plebani, avete la possibilità di poter scegliere la colorazione del telaio, perché trovate questa colorazione abbinata con due differenti telai. Differenti telai inteso solo come colore, perché avete a disposizione la variante nera, che è quella che vi abbiamo fatto vedere in questo video, oppure la variante grigia. Quindi potete scegliere voi qual è l'abbinamento di colore fra tessile e telaio che più vi piace. Quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo sul nostro shop online www.casababy.it. Ma non me lo sto dimenticando, vi lascio subito il codice sconto per l'acquisto di questo prodotto. Dovrete semplicemente inserire nel carrello al momento dell'acquisto il codice YT VIVO e avrete un immediato sconto appunto sul totale del vostro carrello. Quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo. Come al solito, se avete domande in merito a questo prodotto, noi siamo qui a vostra disposizione. Potete scriverci commentando questo video, potete scriverci in direct sui nostri canali social, potete scriverci via mail, trovate giù nell'info box tutti i nostri contatti. Quindi se avete bisogno di qualcosa, noi siamo a vostra disposizione. Come al solito, se avete altri suggerimenti per video di prodotti che vi piacerebbe vedere, noi siamo qui a vostra disposizione, potete lasciarci i vostri suggerimenti e noi cercheremo di fare del nostro meglio per accontentarvi tutti. Quindi per questo video è tutto, noi vi aspettiamo e ci vediamo al prossimo. Ciao!